Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere tre novità di tre marchi: Bulova, Benrus e Blancpain. Ma la novità più importante riguarda il marchio Blancpain. Sì, perché sembra che dopo il recente video praticamente il marchio abbia dato ascolto a noi appassionati. Ed è per questo che vi consiglio di rimanere fino alla fine del video, perché davvero ci sarà una svolta, a mio avviso, nel mondo dell'orologeria subacquea e la porterà il marchio Blancpain con il 50 Fathoms. A voi il video. Partiamo subito forte con la presentazione dei nuovi Devil Diver GMT, proposti in tre varianti: la classica in acciaio, come vedete bicolore, con questo quadrante blu e i numeri di riferimento delle 24 ore nell'inserto, una versione con quadrante nero ma in full PVD gold con questo bel inserto bicolore, e probabilmente la più bella, diversa tra le altre come impostazioni grafiche sia nell'inserto che nel dial, con un trattamento PVD scuro, diciamo grigio scuro, e un quadrante full lume. I prezzi di questi orologi sono intorno agli 850 euro di listino, un prezzo ovviamente leggermente aumentato rispetto alla produzione standard dei Devil Diver, ma giustificato dall'upgrade del movimento Miyota della serie 9000. Difatti questi modelli montano il 90-75. Le dimensioni invece della cassa sono di 41 mm, quindi praticamente ideali per la maggior parte dei polsi. Mi convince la versione che vedete in video. Il secondo è un diver, anch'esso ripreso dal passato, e parlo del Benrus Ultra Deep, un bellissimo orologio vintage con cassa da 36 mm super compressor. Ebbene, oggi rivive sia nell'aspetto dimensionale, mantenendo appunto le stesse dimensioni di cassa, e sia nell'aspetto estetico. Il nuovo Benrus, infatti, Ultra Deep riprende proprio quello stile e riparte proprio da lì per rilanciare questo modello. Sarà disponibile anche con un bracciale di tipo Jubilee. Ovviamente l'aspetto rilevante di questo orologio è il fatto che si tratta appunto di un diver con due corone, con la corona ad ore 2 ad azionare la ghiera interna, mentre quella più in basso ad ore 4 ad andare a governare le sfere. Questo bellissimo diver avrà un'impermeabilità di 200 metri. Come vedete il fondello è chiuso a vite. Il movimento che andrà invece ad animarlo sarà il movimento Soprod. In foto possiamo apprezzare le rifiniture, soprattutto le transizioni satinate, che vanno a coprire l'intera superficie della cassa, ad eccezione dei biselli lucidi sulle anse. Così come lucide sono le teste delle corone. La luminescenza invece sarà affidata alla Superluminova C3. Il prezzo di questo Benrus Ultra Deep sarà di circa 1200 euro. Il diametro della cassa invece sarà da 36,5 mm. Ma ora arriviamo alla novità più importante, quella che davvero mi ha fatto sobbalzare dal divano e mi ha fatto sgranare gli occhi. La novità che riguarda Blancpain, ossia il nuovo 50 Fathoms. A mio avviso, oltre a essere la novità più rilevante, è anche quella che potrebbe rilanciare il marchio in maniera definitiva. Questo perché rivela l'intenzione da parte del marchio di recuperare alcuni design storici del 50 Fathoms, quelli che poi hanno reso caratteristico e leggendario questo orologio. Cosa devo dire che la produzione moderna in realtà non ha mai fatto in modo convinto e si è sempre celata dietro alle limited edition, ad esempio come quella di Odinkee o altre limited, che hanno visto casse un po' anche troppo sovradimensionate. Bene, l'orologio che è stato svelato il 23 settembre è praticamente il rifacimento dei primi Blancpain 50 Fathoms.
Ovviamente questo orologio ha un prezzo sicuramente molto molto elevato, in parte giustificato dal fatto che è in un materiale, diciamo così, nobile, o comunque una lega particolare fatta di bronzo e di oro, che in parte ne giustifica il prezzo di 30.000 franchi svizzeri. La presentazione in pompa magna da parte di Blancpain di questo diver, che rappresenta il terzo atto della celebrazione del 70° anniversario del 50 Fathoms, fa davvero battere il cuore a noi appassionati. Sono consapevole che è una limited edition di 555 pezzi, però vista l'importanza di questa cassa e del design di questo orologio, spero che il marchio decida di mettere in produzione la stessa cassa e lo stesso stile in modo continuativo, anche perché questo orologio ovviamente, oltre a essere una limited, ha un prezzo abbastanza proibitivo. Ma questa cassa da 41 mm e questo stile, soprattutto con una grafica molto vintage che richiama appunto il suo passato, è indubbiamente un segno distintivo del marchio. Ora però andiamo ad analizzare questo modello da vicino. L'inserto, come si può vedere, è in ceramica, quindi si affida a materiali moderni. Il movimento è ovviamente di manifattura Blancpain, precisamente l'11.54. Il quadrante poi ha le stessissime fattezze del modello vintage. In più, quel segnale posto ad ore 6 andava ad indicare se l'orologio praticamente avesse perso o non perso la propria tenuta. Potremmo definirlo una specie di sensore rudimentale d'umidità. Ma ora andiamo a vedere di nuovo il movimento, che viene mostrato grazie al fondello aperto in cui vi è anche la scritta celebrativa del 70° anniversario. E di nuovo vediamo la veste grafica di questo orologio, che davvero è stupenda. Al di là del particolare colore di cassa, io davvero spero che questo orologio venga prodotto in maniera continuativa, con le stesse fattezze, gli stessi materiali, parlo dell'acciaio, del modello vintage. In questo modo potremmo dire davvero che il marchio ha deciso di celebrare se stesso e il suo passato. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di mettere un mi piace perché fa sempre piacere, di attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui miei contenuti, e noi ci vediamo alla prossima!